Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, intanto metto a posto qui in questo nuovo video. Come va? Ragazzi, come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Allora, negli ultimi giorni c'è stata una notizia, secondo me, molto molto particolare, che devo assolutamente portarvi al corrente. Nel senso, vi devo parlare di una cosa, secondo me, veramente importantissima, che a mio personale avviso ha a che vedere con tante situazioni che negli ultimi giorni sono state particolarmente delicate. Allora, la Juventus, a quanto è uscito fuori dalle notizie che sono presenti ovviamente all'interno del contesto Juventus, non esce dalla Superlega, nonostante ci siano state una marea di voci a proposito dell'argomento, in realtà è arrivata una novità. Una novità che però bisogna spiegare con attenzione, quindi vi avviso che non sarà semplice, però ne parliamo piano piano in modo tale che cerchiamo di capirlo insieme. Cosa dovete fare prima di tutto? Tre cose molto semplici: l'iscrizione, il solito like, la solita campanellina, sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, è veramente molto importante. Se voi non attivate la solita campanellina delle notifiche, io vi ricordo che non potete vedere i video. E se vi va, potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei miei social. Allora, il discorso sulla Juve e sulla Superlega è molto semplice. Molti dicono che Real Madrid e Barcellona non hanno accettato la volontà della Juventus di uscire dalla Superlega, no? C'è questa notizia mediante la quale la Juve avrebbe deciso, no, ad un certo punto le due squadre avrebbero rifiutato questa proposta. La realtà delle cose è un'altra. Voi sapete bene che la Juventus, per via delle sue posizioni, ovviamente di questo genere non è al sicuro. È una società che, a differenza di Real Madrid e Barcellona, che ha delle tutele molto più ampie a livello proprio di proprietà e a livello di capacità anche di essere immagine comunque all'interno del mondo calcistico, purtroppo la Juventus, avendo la Exor dietro che allegramente se ne frega di queste problematiche relative a quello che vi spiego, non ha le stesse tutele e quindi di conseguenza, come vi ho detto tempo fa, ha dovuto adottare una strategia di aiuto da questo punto di vista per quanto riguarda il contesto. Quindi ha fatto vedere che era molto interessata ad uscire dalla Superlega, ha fatto vedere che effettivamente c'era una capacità di voler effettivamente andare fuori dal progetto, quindi una volontà di tornare nella UEFA e quindi restarci, quindi cercare di continuare il suo percorso nella UEFA, mentre in realtà le verità erano altre e io ve l'ho sempre anticipate, nel senso ne abbiamo sempre parlato e ho sempre detto la Juve non è fuori dalla Superlega, la Juve continua a fare la Superlega. Ora, questa notizia è molto importante perché giustamente la Juve cosa fa? La Juve entra, o meglio, rimane dentro la Superlega e rimane con la propria, diciamo, volontà. Ora, è normale che da un punto di vista puramente, diciamo, dell'andare effettivamente a discutere di una situazione, io faccia due ragionamenti, no? Io dico una cosa: la Juventus con la Superlega ha la straordinaria opportunità di andare a competere con delle squadre con cui ha sempre effettuato una competizione, tranne per un breve periodo di tempo, cioè negli ultimi 20 anni la Juve non ha potuto, diciamo, competere da tutti i punti di vista con squadre ben più grandi, ma semplicemente perché loro hanno avuto tempo per svilupparsi, noi siamo stati fermati anni fa da quello che conoscete tutti. Quindi ovviamente c'è stato un problema, no? Abbiamo cercato comunque di rimettere insieme i pezzi, abbiamo cercato comunque di lavorare da questo punto di vista insomma, sul progetto, ma poi fondamentalmente loro avevano sempre qualcosa di più di noi, perché comunque erano squadre che avevano seguito una linea. Ora con la Superlega si può, con la Superlega puoi andare a rappresentare un pareggio, cioè puoi porti al loro livello nel tempo, giustamente io non pretendo subito, ma puoi porti tranquillamente al loro livello, cercando comunque di guadagnare molto di più, cercando di avere un vantaggio maggiore, cercando da questo punto di vista di avere una maggior coesione all'interno del progetto. Quindi molta gente mi ha detto, mi ha chiesto e mi ha detto: Matt, ma veramente questa situazione è difficile per la Juventus? Cioè veramente la Juventus può uscire dalla Superlega? Io ti ho sempre detto, all'interno dei messaggi che ci siamo scambiati, all'interno delle varie chiacchiere che abbiamo fatto, che non c'era possibilità. Però ci sono delle persone che
stanno tramando, e questo ne affronteremo poi in un altro video, perché comunque merita un video a parte, merita una riflessione a parte, merita una visione a parte. Io dico solamente una cosa, io dico che nel calcio di oggi, da un punto di vista puramente economico, quindi parliamo solo di denaro, ok? Non ci si può permettere di essere ignoranti nel capire che la UEFA non ha attualmente il potere. Cioè, la sentenza che ovviamente è stata data qualche tempo fa nei confronti ovviamente della UEFA, quindi la sentenza che fondamentalmente è stata svelata poi di Superlega, quindi questa sentenza che permette di fatto alla Superlega di partire, è una sentenza importante perché evita tutto quello che effettivamente c'era prima, nel senso che la UEFA ha sempre detto: no, voi la Superlega non la potete fare perché se fate la Superlega questo, 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 questo e questo, con la sentenza tra le mani tu puoi fare anche la Superlega senza nessun tipo di problematica. Io faccio un ragionamento invece molto, molto, molto importante. Faccio un ragionamento che ti ripeto, non ha solamente a che vedere con quello che avevo detto, nel senso si potrebbe anche parlare semplicemente dell'argomento, dice dentro, fuori, eccetera, eccetera. Io faccio un ragionamento un po' più ampio. Il ragionamento un po' più ampio è in funzione di quello che è il mondo calcistico. Dal mondo calcistico noi possiamo imparare tanto, nel senso è un contesto che può riflettere bene quali sono i problemi, no? Nel senso, noi nel mondo già abbiamo un sacco di difficoltà, un sacco di problematiche che sono sicuramente diverse da quelle che ovviamente sostano all'interno del mondo calcistico. Però il mondo calcistico all'interno che tipo di situazioni crea? Crea situazioni mediante le quali, voglio dire, le squadre di club devono trovare io quindi devono trovare una novità, devono cercare di ragionare in maniera, diciamo, indipendente, non come soggetti uniti. La UEFA non può costringere qualcuno a fare qualcosa, perché siamo su un contesto completamente differente. Cioè, se domani la Superlega arriva e dice: guarda, noi abbiamo scelto 40 squadre, faccio un esempio che poi non sono 40, ma sono molte di più. Abbiamo scelto 40 squadre per fare la Superlega, se le 40 squadre non vogliono, decide loro, nel senso la UEFA non può imporre a loro un regolamento. Può dire: se fai la Superlega, la nostra non la fai. Nel senso, fai la Superlega e le competizioni UEFA non le fai. Le competizioni UEFA intese come competizioni europee di livello europeo continentale, non i campionati nazionali. I campionati non c'entrano niente. I campionati sono a parte, non sono attualmente competizioni che possono essere inserite qui dentro. Non c'entra niente. Quindi si parla solo di competizioni fatte dalla UEFA e organizzate solo ed esclusivamente dalla UEFA. Quello può dirlo, cioè può dire: fai la Superlega, questa, ma non può vietare le cose, cioè non può dire non la devi fare. Capite qual è il discorso? E questa è una cosa che purtroppo molto tempo prima non si era capita. Allora io faccio un ragionamento e dico: ma quale squadra sulla faccia della terra può rinunciare fondamentalmente ad un qualcosa del genere? Perché cosa? Cioè, perché una squadra dovrebbe rinunciare? Perché qualcuno dovrebbe rinunciare alla Superlega? Cioè, un club che è stato invitato e che ha la possibilità di fare la Superlega, perché dovrebbe rinunciare alla Superlega? Cioè, per quale motivo ci si dovrebbe rinunciare alla Superlega? Qual è la motivazione che un club potrebbe dare per rinunciare alla Superlega? È normale che ci sono vari modi di parlare dell'argomento, no? Non tutti hanno questa capacità di parlarne ampiamente, perché comunque ci sono stati dei momenti in cui non si poteva proprio fare. Però adesso con le sentenze e con tutto quello che è stato organizzato, la Superlega è completamente differente. Cioè, io credo che ci sia una chiarezza di intenti all'interno della Superlega. Mi dispiace che molte persone non lo vedano, non riescano a comprendere. Io credo che ci sia una chiarezza di intenti grossa come una casa, che al momento sia palesemente, palesemente chiara, ok? Ma non vedo come ci sia una critica a questo contesto. Cioè, come fa una persona, un fan, parliamo di fan di calcio, quindi di spettatori, va bene? Comuni spettatori, non loro che organizzano, ma comuni spettatori. Come fa un comune spettatore oggi
dire no? Cioè, come fai a dire no? Da che cosa ti esce il no? Qual è la motivazione che ti fa dire no? È un qualcosa che non può essere legato, sai, ad un ragionamento. Non puoi fare un pensiero e dire no, no, la Superlega non la voglio fare, perché tutto quello che attualmente hai è meno, mentre di lì è molto di più. Quindi è normale che il tuo ragionamento è sbagliato, a prescindere. Il ragionamento di chi dice no, io la Superlega la butto proprio, è un ragionamento che non può essere accettato, perché è un ragionamento che non ha senso attualmente per come stanno le cose. Capito qual è il discorso? Poi è normale che uno fa quello che vuole, ci mancherebbe, non è che noi mettiamo degli obblighi, dice no, tu per forza devi fare la Superlega. No, ma è chiaro che ci troviamo di fronte ad una situazione molto delicata, una situazione che più volte è stata sottolineata ed è stata argomentata, e quindi più di questo non è che uno può fare, ragazzi, in maniera molto chiara, molto tranquilla, molto serena. Io credo che ci siano varie problematiche che queste squadre non hanno tenuto, non sono riuscite a comprendere. Quindi vedremo innanzitutto le situazioni quali saranno, come verranno organizzate, in che modo la Superlega potrà essere gestita, perché ci sono tante cose da vedere. Però, ribadisco, non mi venite a dire che sia sbagliato. Cioè, non mi puoi venire a dire, oggettivamente parlando, che è un errore, perché l'unico errore sta all'interno della UEFA. L'unico errore attualmente sta all'interno della UEFA. Ragazzi, è così, eh. È così. Fatemi sapere un pochino nei commenti un pochino quello che pensate voi, perché voglio conoscere un po' la vostra opinione.